Ore 21, buonasera dallo studio centrale di TV6, buon anno a tutti. Primo numero del 2019 di questa trasmissione che vi tiene compagnia ormai da anni, di lunedì sera per parlare delle vicende del Pescara. Calcio che ha terminato le vacanze, è iniziato il mercato che si concluderà il 31 gennaio. Da domani il Pescara riprenderà i lavori settimanali, i giocatori stanno rientrando in sede, è tornato il tecnico Pillon, dunque la squadra si prepara a ricominciare il girone di ritorno, forte del suo secondo posto in classifica dopo l'importante vittoria di Salerno. Andiamo a presentare gli ospiti di questo numero, abbiamo molti colleghi in studio, parto dal nostro baffo Antonio De Leonardis. Buon anno Antonio. Allora pure a voi. Al suo fianco abbiamo un altro collega, Paolo Sinibaldi. Buon anno anche a te Paolo. Grazie, buon anno a te. Tantissimo come sempre, non per togliere nulla agli altri, però Paolo ha una marcia in più. Ritrovo con piacere anche il collega Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo, buon anno anche a te. Buonasera a te, grazie. Davanti alla nostra postazione Paolo Renzetti, buon anno Paolo, buonasera, ben rivisto, un ben ritrovato e buon anno anche a Luca Pennese, buonasera grazie. Luca. Buon anno a voi. Insomma un buon anno a tutta la nostra redazione, allo staff tecnico e buon anno ad Andrea Costantini in regia a fianco a Maurizio Dagui. Ciao Enrico, buonasera a tutti e buon anno anche da parte mia. E visto che stiamo ormai entrando nel pieno del calciomercato, mettiamo subito un po' di carne al fuoco, sul fuoco. Lo facciamo attraverso questa notizia molto fresca che riguarda un giocatore che è nell'orbita del Pescara. Si tratta del centravanti Alessandro Rossi della Lazio. Si diceva appunto del fatto che prima di andare via in prestito dovesse rinnovare il contratto. Queste sono le immagini dal Facebook del suo procuratore Donato Di Campli. Rinnovo fino al 2022 per Alessandro Rossi con la Lazio. Possiamo vedere le altre foto che sono allegate al post dell'agente Donato Di Campli. Questo pomeriggio Alessandro Rossi dunque ha prolungato il suo contratto con la Lazio ed è dunque pronto ad andare in prestito al Pescara. Magari sì, però c'è la concorrenza che si chiama Brescia, ma nelle ultime ore c'è anche un inserimento del Venezia. Ecco, poi cercheremo di saperne di più. Un altro giocatore che in questo caso riguarda il mercato in uscita è Michele Fornasier, che nelle ultime ore si è avvicinato tantissimo al Padova, che peraltro nello stesso ruolo sta chiudendo con il difensore sloveno Andelkovic, che è in uscita dal Venezia, ma sembra che l'arrivo di Andelkovic non precluda la a Padova dello stesso Michele Fornasier. Grazie Andrea, insomma il mercato è iniziato il 3 gennaio, però oggi 7 gennaio si dà il via quasi operativo, perché a Milano stanno arrivando i vari procuratori, i vari direttori sportivi e sarà ovviamente un tormentone seguirlo fino al 31 gennaio, perché la data è stata prolungata dalla precedente che era il 23 gennaio. Si sono fatti già tanti nomi inerenti al Pescara. Probabile arrivo, come diceva Andrea Costantini, dell'attaccante Rossi della Lazio, e già qui a Pescara l'uruguaiano Bellini, Santiago Bellini, che arriva dal Wanderers di Montevideo, è un classe 96, dall'Uruguay dunque Bellini ha convinto il tecnico Pillon. Poi si parla di Vitale, di Gasbarro come difensori, questi in entrata, in partenza. La lista è abbastanza cospicua, poi avremo anche un intervento del presidente del Pescara Sebastiani per fare più chiarezza, perché in partenza potrebbero esserci Cocco, Monachello, Fornasier, Palazzi, Del Sole, Elisalde e Scalera. Allora, diamo il via subito, accendiamo i motori con i nostri amici in studio, perché vorremmo subito rivedere questa classifica che è bellissima per il Pescara al giro di boa. Dopo la vittoria di Salerno, il Pescara è a pari punti con il Brescia, quota 32 dietro al Palermo. Si tornerà a giocare il 20 di gennaio con la Cremonese di domenica alle ore 21. Allora Antonio, si comincia a parlare di mercato, per tanti mesi abbiamo detto aspettiamo a parlare di mercato, ora ci siamo, perché questo è un mese che secondo molti può cambiare qualcosa. Invece per il Pescara, ecco, secondo il tuo punto di vista, come si può modellare o migliorare una rosa che è arrivata al secondo gradino della classifica? Ma intanto avrei preferito che non allungassero
i tempi del mercato, perché insomma è arrivato il 31 gennaio, è stata una decisione recente. Però anche perché c'è il timore mio in particolare è che a gennaio si possono fare soprattutto danni se non si agisce in maniera oculata, soprattutto una situazione in cui si trova il Pescara, che cioè questo girone d'andata sicuramente ad altissimo livello, con i 32 punti, ma non solo, è la squadra che ha vinto di più, solo il Palermo ha vinto una partita in più, anche questo è un segnale importante, però nell'insieme questa è una squadra, a mio avviso, che va solo ritoccata, per cui c'è delle avventure, io credo che sarebbe il danno maggiore, come purtroppo è capitato più volte in passato, e Pescara ci ha rimesso le penne più di una volta. Io credo che cioè in questo modo possa essere molto più semplice fare il mercato, quindi Pescara deve fare pochissimo, soprattutto sulle uscite, lavorare sulle uscite e su entrate che possano non solo sostituire chi parte, ma anche ritoccare per quei reparti che sono chiaramente possono dare qualcosa in più. Insomma. Allora, a livello operativo ricordiamo che nel Pescara è andato via Luca Leone, il direttore sportivo che lavora per la Ternana. Giorgio Repetto manterrà le stesse mansioni, si era parlato anche di Bocchetti, che però potrebbe essere operativo dal mese di giugno, quindi sarà il presidente Sebastiani, sempre con la consulenza di Giorgio Repetto, a muoversi sul mercato. Paolo, ecco, tu cosa ti aspetti da questa sessione invernale? No, sono abbastanza d'accordo con Antonio De Leonardi, non credo che ci sia bisogno di fare grandi stravolgimenti, proprio perché tutti siamo abbastanza coscienti e ricordiamo quello che un po' di anni fa è stato fatto nel mercato di gennaio, per cui Pescara che sta andando così bene, ma sembra anche che abbia superato quel periodo di 8 partite in cui ha raccolto poco, è una squadra che va toccata al minimo. Sicuramente i nomi che sono stati fatti in queste ore sono quelli giusti, sia in uscita sia in entrata, perché mi sembra evidente che Cocco e Monachello, soprattutto mi riferisco a loro, non rientrano nei piani di Pillon, probabilmente anche nei piani della società, e quindi è giusto che vadano via. Su Fornasier è stata fatta una scelta diversa, io personalmente lo avrei utilizzato in maniera diversa durante questo inizio di stagione, ma Pillon, una volta che ha fatto quella scelta, arrivati al mese di gennaio, è giusto che Fornasier vada a trovare un'altra strada. Se posso aggiungere qualcosa, ma è un cavillo, probabilmente se capitasse un'occasione su un eventuale vice Fiorillo, io ci penserei un po'. Quindi non ti ha convinto Castrati? Non tantissimo, ma ripeto, questo potrebbe essere un di più. Invece sui nomi in entrata mi convince abbastanza, anche se mi dicono che ci sono diverse squadre di Serie B su di lui, su questo attaccante Alessandro Rossi, che mi pare possa avere le caratteristiche giuste per eventualmente dopo dare... avremo tempo per sì. Parlare dei vari settori. Riccardo, un po' la stessa domanda che faccio a tutti inizialmente, cosa ti aspetti? Ma credo che di nomi non ne faccio, però posso parlare di quanto riguarda per i ruoli. Ecco, io credo che se partono i due attaccanti abbiamo bisogno obbligatoriamente di una punta centrale, e credo che dovendo andare sul mercato puntellerei più la difesa da parte sinistra, perché Del Rosso ha fatto bene, però un'alternativa Del Rosso, ma non per una questione tecnico-tattica, quanto perché è un'alternativa, è forse l'unico ruolo dove c'è solamente lui, o l'altro veramente adattato come Trecchio, eventualmente che è un adattato. Fui quindi un terzino di ruolo, sicuramente se dovesse andare sul mercato lo prenderei. Paolo Rizzetti, ti abbiamo letto sul Corriere dello Sport negli ultimi giorni, stai seguendo quotidianamente quindi le vicende della Pescara. Tanti nomi, tanta carne al fuoco, e cosa c'è di vero? Non su quello che hai scritto tu, perché sarai scritto, ma su quello che si dice. Ma io sono d'accordo con quello che dicevano i colleghi. Quest'anno, a differenza dello scorso anno e anche di 2 anni fa, quando a gennaio la situazione di classifica del Pescara non era ottimale, quest'anno si può beneficiare di una posizione di classifica che permette alla società di operare innanzitutto con grande calma, perché non c'è urgenza di intervenire sul mercato domani. Quindi Pescara farà bene anche ad aspettare
aspettare l'occasione propizia, e poi credo che ci sia la possibilità di migliorare questo organico senza ovviamente stravolgerlo, perché una squadra che è seconda in classifica ovviamente dimostra conti e numeri alla mano che la squadra ce l'ha, però ci sono dei giocatori che hanno avuto poco spazio in questa stagione, li citavi tu prima, e probabilmente sarà importante anche un po' soddisfare le richieste di quei calciatori che hanno avuto poco spazio con il Pescara e che probabilmente cercheranno di avere più spazio in altre squadre. Poi per esempio anche ci sarà il ritorno di Capone, giocatore che nel girone d'andata Pescara non ha mai avuto a disposizione per questo grave infortunio. Se Capone tornerà a disposizione e fisicamente starà bene, potrebbe essere anche questo un nuovo acquisto, perché questo è un giocatore che lo scorso anno, vi ricordo, segnò 8 gol, se non sbaglio, 6 gol, giocando molte gare e soprattutto bene diverse partite con il Pescara. Se Capone sarà motivato e se Capone starà bene, sarà sicuramente un nuovo acquisto per il Pescara. Tornerà a disposizione rientrato dall'Argentina o starà per farlo in queste ore anche Campagnaro, quindi questo è un organico di assoluto rilievo che deve essere solo ritoccato. È ovvio che vengono attenzionati quei giocatori che hanno dato tanto in questo girone d'andata, mi riferisco a Gravion, a Macin, c'è l'interesse di grossi club, però adesso poi lo chiederemo al presidente, credo e speriamo che i giocatori arrivino al mese di giugno e poi la società valuterà al meglio le varie offerte. Luca, anche in questo senso si può stare tranquilli? Io credo di sì, che la società sia matura a tal punto da poter valutare il da farsi in questi ultimi, questo mese di mercato. Per aggiungere qualcosa a quello che hanno detto i colleghi in questa prima tornata, io dico che al Pescara potrebbe servire qualche gol in più sugli esterni, alla luce anche della, ahimè, possibile partenza anche di Del Sole. Credo che Marras e Antonucci, che hanno sicuramente offerto delle prestazioni più che positive, però hanno mancato sotto il profilo del gol, e noi quindi il Pescara si ritrova a pregare la salute e la prolificità a Mancuso, ha ritrovato finalmente anche qualche gol in più da parte di un difensore come Scognamiglio, che noi tutti avevamo invocato fino ad un mese fa, prima della scelta di Pilloni di mandarlo in campo. Quindi se riuscissero a trovare qualche gol in più se gli esterni, credo che si potrebbe andare a completare un quadro estremamente a tinte positive per il Pescara. Sì, Antonio, sì. No, soprattutto solo su Del Sole. Io la storia di Del Sole che sta sulla lista di partenza non mi piace, perché credo che Pescara abbia un vero talento che può essere a proposito di gol in più da fare, può essere uno importante per una squadra che già funziona. Però ha avuto poco spazio. Esatto, ha avuto poco spazio, però io penso che restando questo spazio il ragazzo se lo guadagna, perché a mio avviso tra quelli che abbiamo, attaccando a parte Mancuso, credo che sia quello di maggiore prospettiva, soprattutto in chiave gol. Poi tutte le altre operazioni, ovvio. Io voglio dire, se partono Fornasierre, Risalde, tutti i giocatori che non hanno trovato il minimo spazio, anche nemmeno un minuto, voglio dire, c'è poco da sorprendersi. Però io su Del Sole, lo stesso Elisalde poi ha avuto poco spazio. Esatto, lo stesso Elisalde, poco spazio, anzi per niente. Però Del Sole quel poco spazio. Se partisse Macine, sia Canute, ma è anche Melegoni che può fare ruolo con estrema è una positività. Squadra veramente da, secondo me, da correggere in alcuni punti, cioè quelli che hanno funzionato. Voglio dire, lo stesso Monachello non è detto che debba partire per forza. L'essenziale è che si parta adesso tenendo conto che il centravanti è Mancuso, e poi certo, Monachello può essere un'aggiunta. È più facile o no fare mercato quando c'è una classifica bellissima, quando si è al secondo posto in classifica? Lo chiediamo al presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, che dovrebbe essere in linea. Buonasera presidente. Ciao Enrico, buonasera a tutti. Buon anno presidente intanto. Grazie, grazie. Allora,
Il vero mercato, diciamo che inizia oggi, i vari procuratori stanno salendo su a Milano. La domanda che abbiamo fatto un po' agli amici in studio è proprio questa. Cosa ci si deve aspettare da questa sessione invernale per un Pescara che è secondo in classifica? Voglio dire, è più semplice o più complicato per una società agire quando si ha questa posizione in classifica? Io credo che si tratta di essere semplice o non semplice, si tratta di cercare di individuare quello che serve senza stravolgere nulla, perché se la squadra sta facendo bene vuol dire che c'è un gruppo già affiatato che sta lavorando molto bene, quindi è inutile andare a stravolgere. È evidente che ci sono dei giocatori che devono uscire perché non sono stati impiegati, mi riferisco a Fornasie soprattutto, a Cocco che è in scadenza, lo stesso ragazzino Scalera che non è stato impiegato per niente e che credo andrà a San Benedetto nei prossimi giorni. Detto questo, poi alla fine devi ragionare un po' su quelli che sono i piccoli mali di pancia, perché comunque ci sono, perché è chiaro che sono tutti giovani, noi abbiamo tanti giovani bravi, è evidente che chi non trova spazio vorrebbe avere un po' di più di spazio e reclama magari qualcosa in più. Però io credo che questi ragazzi devono avere un po' di pazienza, perché secondo me troveranno lo spazio giusto per mettersi in evidenza, e la cosa importante è farsi trovare pronti quando verranno chiamati. Perché poi oggi noi andare a togliere uno di quelli che abbiamo per andare a prendere un altro che magari non ha giocato, non lo conosciamo, e secondo me rischiamo solamente di fare dei danni. Noi sicuramente dobbiamo intervenire là davanti, perché comunque sia, se esce Cocco, una punta la dobbiamo prendere. E sugli esterni credo che il mister sia abbondantemente soddisfatto dei quattro che ha, adesso rientra anche Capone. A centrocampo credo che, insomma, questa squadra tutto si può dire, meno che ha bisogno di lavorare sul centrocampo. Se è chiaro che se uscirà una pedina probabilmente la sostituiremo, e là dietro credo che, insomma, per numero, se esce Fornasie, andiamo a prendere un giovane bravo che all'occorrenza possa giocare, perché con Gravioni di oggi, Scognamiglio, Campagnaro, lo stesso Perrotta e all'occorrenza anche Ciofani che in qualche caso ci ha giocato, andare a prendere un profilo alto nella difesa significa bocciare quelli che hai, che secondo me a mio avviso hanno fatto molto bene. Se dovesse andar via Risalde, magari trovare un giocatore da affiancare a Cristiano Del Grosso, che sta facendo un campionato a mio avviso straordinario. Ecco, prima delle domande ai nostri, sì, per quanto riguarda, è caduta la linea oppure? No, sì. No, non ho detto nulla. No, dicevo, prima di sentire gli amici in studio, volevo chiederle, Pillon le ha fatto qualche richiesta particolare? Vi siete già visti? Insomma, l'allenatore ha avuto sempre fiducia nel vostro operato, quindi di comune accordo vi presentate a questa sessione invernale. No, Pillon fondamentalmente ha fiducia nel nostro operato e tra le altre cose sa bene che abbiamo per fortuna dei giocatori giovani che sono attenzionati, sa bene anche che potrebbe succedere che magari un elemento possa chiedersi di andare via, perché comunque sia la Serie A è sempre la Serie A, però credo che in quel caso non ci saranno stravolgimenti, perché credo che sia un ruolo abbastanza coperto. Quindi il riferimento è a Macin? Ah, il riferimento è a Macin, il riferimento è a uno di quelli del centrocampo che potrebbe o chiedere di andare via perché sta giocando poco, o magari avere una richiesta importante che chiaramente devi assecondare. Però credo che in quel reparto il Pescara abbia veramente pochi problemi con il ritorno di Canutè, con il fatto che ci abbiamo 7 centrocampisti, noi ci dimentichiamo sempre che abbiamo Luca Crecco che evidentemente gioca dappertutto perché il mister lo ha fatto giocare un po' dappertutto, ma Luca Crecco è un centrocampista anche lui, quindi
credo che in quella zona del campo non abbiamo problemi. Allora, Antonio De Leonardis, prego Antonio. No, buonasera Presidente. Ma per quello che hai detto, anche parlando del centrocampo, mi sembra che tra quelli che potrebbero partire ci sia forse solo Palazzo, insomma, quello è un giocatore che ha trovato poco spazio, può avere un po' un pizzico di mal di pancia, mentre credo che per Macine sia soprattutto un'operazione di mercato, se vi conviene lo fate, altrimenti resta. Tra i nomi che stanno girando, io sono d'accordo che c'è da fare pochissimo, insomma, in effetti un difensore che possa coprire anche il ruolo di Del Grosso insieme, perché in effetti quando manca Del Grosso si adatta a Balzano, Cioffoli nella parte opposta, ci può stare, visto. Però quello che non capisco è perché quando parli di mal di pancia, spero che questo non riguardi Del Sole, perché io credo che questo ragazzo sia un valore importante, soprattutto anche nel girone di ritorno. È vero che è stato utilizzato poco, però credo che le qualità di questo ragazzo, io non credo che sia il caso, anche dovesse avere un pizzico di mal di pancia, dover per questo rinunciarvi. A mio avviso le operazioni da fare sono poche, ma anche di altro, su altre sponde, insomma, è ovvio, la punta, se va via Cocco, è importante, magari se dovesse andare via Monachella anche un'altra punta, però sono operazioni molto legate tra di loro, voglio dire, anche sicuramente non molto difficili anche da gestire, questa è la mia idea. Soprattutto volevo una risposta sulla situazione Del Sole. Ma se dipendesse da me, Del Sole rimarrebbe qui sicuramente al 100%. Del Sole è un ragazzo che ha anche una stima del mister, è chiaro che in questo momento una squadra che sta facendo bene, dove i due esterni stanno comunque, Marras sta facendo bene, Antonucci sta crescendo molto bene, è evidente che poi chi trova meno spazio, un po' di tristezza nel cuore ce l'ha, però Nando secondo me è un giocatore per noi importante, un patrimonio della società ed è a mio avviso uno di quelli tra gli esterni che ha il gol nelle sue corte, quindi io credo che se non c'è una richiesta specifica da parte del giocatore, io credo che Nando possa tranquillamente rimanere a Pescara, ma senza nessun problema. Ecco, prima di sentire Paolo Sinibaldi, anche Monachello non vi ha chiesto di andare via? No, ma infatti io ho detto in questi giorni che Monachello non è un problema per noi. È chiaro che se Monachello dovesse andare a giocare o giocare un po' di più, e ci dovremmo preoccupare di dirlo, ma Monachello non è mai stato un problema per noi. Allora, Paolo Sinibaldi? Sì, buonasera Presidente. Senza fare nomi, perché magari diventa anche un po' difficile, però mi pare di aver capito che in entrata si punterà più su giocatori giovani che hanno voglia di affermarsi, oppure possiamo pensare che se il mercato dovesse proporre qualche occasione magari ci scappa anche il grande nome? Ma ci potrebbe anche scappare il grande nome, bisogna capire come evolverà il mercato. È evidente però che questa squadra ha dimostrato che non è importante il grande nome, ma è importante l'organizzazione, il gruppo e il lavoro che fanno giornalmente insieme per arrivare ad un obiettivo. Noi stiamo guardando dei profili sì giovani, ma giovani di grande prospettiva, perché se è vero che poi sono arrivati e sono passati per Pescara giocatori che oggi giocano costantemente in Serie A, addirittura in nazionale, vuol dire che i giovani li abbiamo sempre presi di grande valore, e se c'hai un giovane di grande valore è chiaro che può sbagliare una partita, può sbagliare una giocata per eccesso di tranquillità o per eccesso di spensieratezza, come lo vogliamo chiamare, però se ho giocato 9, ma quando è in campo io credo che in Serie B ce ne siano pochi giocatori come Melegoni, quindi magari a trovarmi con queste qualità che siano anche giovani, perché significherebbe veramente far bingo. Bene, Riccardo Clinco, cerchiamo di accelerare un po'. Presidente, buonasera.
Ciao Riccardo. Questa squadra è allestita con due giocatori per ruolo. Forse l'unico ruolo dove siamo un po' scoperti è il terzino sinistro. Si sta pensando di andare nella direzione per comprare questo giocatore in questo ruolo? Ma, adesso io faccio una considerazione che vale anche per Del Sole, come pareva per Del Sole, vale per Risalde. Noi abbiamo un giocatore che oggi sta praticamente partito per il sub-20, è capitano della nazionale uruguayana e gioca in quel ruolo. È evidente che se questo ragazzo dovesse rimanere a Pescara, il mister sa bene che quello è un patrimonio della società e quindi nel momento in cui Del Grosso dovesse avere una problematica di qualsiasi tipo, una squalifica, un dolore di pancia o qualcos'altro, noi il giocatore lì ce l'abbiamo ed è anche molto forte, quindi se no rischiamo che andiamo a fare degli investimenti in giro per dire che prendiamo dei giovani e poi i giovani li mettiamo nei cassetti. Io credo molto in questa politica, il mister è assolutamente d'accordo in questo, ne abbiamo parlato insieme, io, lui e Giorgio diverse volte, è chiaro che se Elisalde dovesse restare a Pescara ci sarà il giocatore anche per quel ruolo. Paolo Renzetti. Buonasera Presidente. Che più auguri. Volte senti il Presidente per sì. Il Corriere dello Sport. Sì. Buonasera, auguri Presidente. Allora, due domande velocissime. Ecco. Sì, la prima, Pillon. Lei qualche tempo fa ha detto, io se fosse per me Pillon lo farei restare a vita a Pescara. Qualche giorno fa ha detto, adesso non è il momento di parlarne, però prima o poi bisognerà parlare con Pillon per un eventuale rinnovo. E poi la seconda domanda, sul fronte societario. A me risulta insomma che lei sta lavorando anche un po' a fari spenti per quanto riguarda la società in proiezione futura per rinforzare questo sodalizio, è vero? Allora, scusate perché non sto molto bene. Su Pillon, devo dire che lui, quando io dissi così, rispose simpaticamente che doveva chiedere alla moglie. E quindi non so se ancora ha chiesto la moglie, ci dovrà far sapere, vedremo dopo che avrà parlato con la moglie. Per quanto riguarda invece la società, è una bella domanda perché quest'anno se uno legge i criteri per l'iscrizione al campionato in Serie B vengono i brividi a tutte le società di Serie B. Perché? Perché i parametri sono cambiati, sono più stringenti, perché si cerca di avere società sostenibili per evitare i problemi del passato, che io ritengo una cosa sia giustissima, e quindi le società di calcio, a meno che non siano di Paperon de Paperon, e ce ne sono magari qualcuno che lì ce n'è, per il resto devono far lavorare il calcio e quindi devono fare mercato, lo dovranno fare anche nel mese di gennaio perché quei parametri serviranno, non sono più attendibili quelli di giugno ma lo saranno anche quelli di gennaio per avere le condizioni per l'iscrizione e quindi siccome noi teniamo molto a questo aspetto qui, io farò tutto il possibile, addirittura stiamo ragionando in società anche per una ricapitalizzazione, per mettere dei soldini freschi in società per cercare di non avere nessun tipo di problema e farò tutto il possibile perché il Pescara non abbia mai di questi problemi. Io credo che quest'anno sia l'anno zero del Pescara, abbiamo avuto la bravura di creare un discreto patrimonio che chiaramente a tempo debito andrà sul mercato e con il ricavato il Pescara sarà una società gioiello, ve lo assicuro. Questo per quanto mi riguarda, io credo che la mia politica, la mia idea di calcio è sempre stata questa, non mi sono fatto mai trascinare, non ho mai giocato alla roulette o rosso-nero perché non esiste. Purtroppo negli anni ci sono state società che hanno giocato tutto su un numero, poi se il numero non è uscito hanno finito di fare la società di calcio. Io questo aspetto qui non lo voglio nemmeno pensare, quindi Pescara farà sempre quello che potrà fare
in base ai suoi bilanci, in base a quello che è il lavoro che saprà fare sul campo, cioè di andare a prendere dei giovani bravi, farli giocare, valorizzarli, venderli, mettere del denaro in società per far sì che la società sia tranquilla. Al di là di quello che può essere, dove voi sapete che io sono sempre stato disponibile a qualcuno che ci voglia dare una mano, ma gente che ci vuole dare una mano ne vedo veramente poca. Io credo che in questi anni, dal 2011... Tra qualche giorno festeggerà il decennale dell'ingresso in società con la nuova società. Sì, sì, ma io credo che questa compagine, e nella fattispecie il management di questa società, abbia avuto il merito di salvare questa società 3 volte dal fallimento. Una volta quando insieme a tutti gli altri l'abbiamo acquisita al tribunale, un'altra volta quando sono andati via quelli che dovevano essere i più grandi della società, e la terza volta quando non l'ho venduta. La terza volta non si è capito bene? Quando non l'ho venduta. Ah, sì. Beh, si riferisce alla vicenda Iannascoli in pratica. No, mi riferisco al fatto che non c'erano i presupposti e il Pescara si è salvato di nuovo. Bene, allora chiarito anche questo aspetto. No, Antonio... Sì, e poi l'ultima domanda di Luca Penese. Antonio, volevi agganciarti? Sì, no, dalle parole che ha detto soprattutto su Elizalde, insomma, senza voler fare, non voler inserire una polemica, mi sembra di capire che probabilmente si aspettava che questo ragazzo trovasse già un po' di spazio nel giro d'andata, quindi senza entrare nelle questioni tecniche. Beh, se era l'idea sua questa, che questo ragazzo potesse trovare già un posto in caso dell'emergenza, di necessità, e quindi ti auguri che possa trovarlo dopo. E poi un'altra domanda per quanto riguarda l'attaccante, volevo sapere di Rossi se sa addirittura d'arrivo, e poi se tra i profili che cercate, a parte i giovani, se ci può essere, magari se dovesse partire Monachello, un attaccante soprattutto anche di esperienza. Per esempio si è parlato molto di Mbakogu, che potrebbe essere attaccante che non è giovanissimo e però sa fare i due ruoli, fermo restando che oramai credo che il centravanti l'abbiate trovato, insomma, credo che, insomma, che sia chiaro a tutti che il centravanti è Mancuso, che poi però bisogna operare per completare il reparto. Queste due domande. Vabbè, Antonio, le perdoniamo qualche domanda in più perché è più esperto. Quindi. Su Elizalde, Antonio, su Elizalde hai perfettamente ragione. Io sicuramente mi aspettavo un impiego maggiore, anche perché se andiamo un pochettino indietro, all'inizio del campionato Elizalde ha fatto una partita di Coppa Italia contro il Chievo ed è stato praticamente il migliore, quindi vuol dire che non è l'ultimo arrivato e può giocarci. Il mister lo sa bene, è chiaro che il grosso oggi sta facendo un campionato strepitoso da tutti i punti di vista, quindi aspettare il suo turno, è giovane, è un 2000, non succede nulla se aspetta un pochettino, però è chiaro che se Elizalde rimane è evidente che io non prendo nessuno su quella fascia. Allora, attaccante? Sull'attaccante? Per l'attaccante te lo dicevo prima, vediamo intanto quello che saranno le decisioni anche di questi giocatori che, ripeto, hanno trovato un po' più meno spazio e quindi magari potrebbero aver voglia di andare da qualche altra parte, anche se quando la squadra va bene, una società che si trova lì davanti, insomma, nessuno vuole abbandonare il gruppo, perché devo dire che veramente questo è un bel gruppo di ragazzi per bene, e quindi credo che anche qualche mal di pancia possa passare guardando questo aspetto. Se è chiaro che se dovesse uscire uno come Monachello, che comunque questa categoria l'ha fatta, la conosce, ha fatto i gol, se dovesse uscire uno come Monachello ci attiveremo per cercare di sostituirlo come si deve. Allora chiudiamo con Luca Pennese e poi lasciamo il presidente, che mi sembra anche che non stia in ottime condizioni fisiche. Luca. Buonasera Presidente. Un paio di cosine. Intanto, se mi riallaccio al discorso del sole, se il ragazzo ha qualche mal di pancia, io la prego, glieli faccia passare, perché credo sia un patrimonio, come diceva lei, del Pescara, ma anche del calcio italiano, uno dei pochi esterni dal gol nei piedi, e quindi credo che sia importante, sarebbe importante riuscire a trattenerlo magari con il suo intervento.
Poi un'altra cosa che riguarda anche la politica societaria, le cessioni di cui si parla di Machin o Elizalde o anche Gravillon nell'immediato, per poi magari mantenerne le prestazioni fino al termine della stagione, sono necessarie per diciamo il buon andamento del bilancio societario o si possono procrastinare al termine della stagione? Ma Luca, io adesso sto preparando insieme a Gramenzi un bilancio previsionale per capire quali sono quei parametri nei quali noi siamo dentro e quali sono quei parametri nei quali noi siamo carenti. È evidente che questi parametri, qualora siano carenti in qualcuno di essi, le soluzioni sono due. Allora, o vendi dei giocatori o realizzi delle plusvalenze, oppure fai delle ricapitalizzazioni. Siccome le ricapitalizzazioni le puoi fare in maniera limitata, perché io non ho, né io né i miei soci non hanno la possibilità di mettere dentro al Pescara 5, 6, 7 milioni l'anno, quindi il Pescara deve vivere di questo, ma non è solo il Pescara, lo dovranno fare tutti, perché io di gente che oggi voglia mettere o possa mettere 5, 6 milioni l'anno dentro una società di serie B, onestamente, sedendomi al tavolo delle società di serie B tutti i giorni, devo dire che forse ne conosco due o tre, non di più. E quindi, detto questo, tutte le società lavorano in quella direzione. Lavorare in quella direzione significherà stare attenti sul mercato, perché è chiaro che quando hai dei giocatori bravi, sei stato bravo a prenderli prima, a valorizzarli, quando vengono richiesti li devi vendere, perché nel calcio non si sa mai cosa succede, perché oggi un giocatore, io mi ricordo Brugman dell'anno in cui si ruppe il crociato, io l'avevo venduto al Valencia, era gestito da Raiola, l'avevo venduto al Valencia a 8 milioni, l'ultima partita si ruppe il crociato e Brugman non andò al Valencia. Quindi, siccome nel calcio purtroppo non c'è solo l'infortunio, ma possono succedere tante cose, le società piccole, ma tanto le fanno anche quelle grandi, non solo le società piccole, se l'Inter deve vendere, se la Juve deve vendere per il bilancio, non vedo per quale motivo si possa gridare allo scandalo se una società come Pescara, come Perugia, come vende dei giocatori, anzi, deve fare quel lavoro là. Quindi io nei prossimi giorni avrò un quadro preciso e poi mi muoverò sul mercato di conseguenza. Presidente, prima di lasciare un'ultima domanda, perché voi ogni anno come settore giovanile siete stati capaci di proporre dei nuovi talenti. Dalla primavera di Zauri, i vari, cito i nomi un po' più famosi, tipo l'attaccante Borrelli o il centrocampista Mercado, pensa che possano avere, non so, anche verso la fine del campionato, una vetrina maggiore anche nella rosa della prima squadra o è prematuro parlarne? Ma nella nostra idea, io di questo parlo sempre con Giorgio, nella nostra idea di futuro c'è, per fortuna quest'anno arriveremo in fondo con molti meno tesserati degli altri anni, se non i giovani, e questo ci consentirà di lasciare uno spazio per far sì che questi ragazzi che si mettono in evidenza la primavera o anche negli allievi se sono bravi, possano intanto allenarsi con la prima squadra e all'occorrenza anche fare magari 10 minuti o un quarto d'ora nella categoria, perché un giocatore come Borrelli, che sta facendo molto bene, convocato in nazionale, è andato adesso in nazionale, ha fatto gol anche a Coverciano ieri, non vedo per quale motivo noi non dobbiamo pensare magari all'occorrenza di buttarlo dentro. Allora se no è inutile che lavoriamo nel settore giovanile, perché se poi è vero come è vero che i nostri ragazzi del settore giovanile sono attenzionati dai grandi club, vuol dire che abbiamo dei ragazzi, chi sta lavorando nel settore giovanile sta facendo un gran lavoro, e abbiamo dei ragazzi che in prospettiva, quando la società avrà anche la possibilità di non dover vendere per forza subito un giocatore, magari arriveranno in prima squadra più ragazzi. Bene, grazie Presidente per questo contributo, buon lavoro e ci risentiremo eventualmente a mercato concluso. Grazie, grazie ancora. Buona serata a tutti. Sono le 21:39 minuti, Andrea, Enrico? Non so se è uscito sì, qualcosa, sì, ti ascolto Andrea. Sì, una nota di colore, perché si è parlato di Andrea Palazzi come un
probabile partente perché non ha trovato spazio, però il giocatore è comunque di buon umore perché ha appena pubblicato una stories su Instagram taggando il suo compagno di squadra Cristian Capone sulla strada del ritorno verso Pescara. Finalmente il talento a Pescara, con il tag di Cristian Capone. La storia è di Andrea Palazzi che, come vedete, sull'autostrada e sta tornando a Pescara magari con il compagno di squadra Capone. A voi. Bene, allora facciamo un doppio augurio a Capone perché è reduce da questo infortunio e ci auguriamo di rivederlo al meglio. Andiamo in pubblicità e poi torneremo in studio anche per commentare quanto ci ha indicato il presidente Sebastiani. A tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigio, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21.46, dopo l'intervento del presidente Sebastiani, continuiamo a parlare di mercato. Prima Antonio De Leonardis parlava di Mbakoku, un elemento che piace anche a Pillon, no? Però credo che ci siano delle novità, Andrea Costantini, proprio su Mbakoku. Oggi c'è stata qualche richiesta quasi ufficiale.
No, non c'è l'ufficialità, ma Jerrin Bakoğlu è vicino, vicinissimo al Padova. Padova è una di quelle squadre che sta intervenendo tanto sul mercato un po' in tutti i reparti, e per l'attacco il nome forte, il nome caldo di queste ore è Jerrin Bakoğlu. Cercheremo ulteriori notizie, ma la firma, da quello che abbiamo appreso anche finora, Fornasie è vicinissima. Anche Fornasie vicino al Padova? Come? Anche Fornasier è vicino, sì, al Padova. Anche Fornasier è vicino al Padova. Padova che dovrebbe prendere, proprio per il settore della difesa, Andelkovic, difensore sloveno in uscita dal Venezia, e Michele Fornasier in uscita appunto dal Pescara. Peraltro aggiungo che nelle ultime ore è uscito fuori anche il nome di Francesco Renzetti, sempre per il Padova, e in questo caso si tratterebbe di un ritorno in uscita dalla Cremonese. A sì, te. Perché proprio Padova e Crotone sono le squadre che vogliono cambiare quasi letteralmente il volto alla precedente rosa. Parliamo un attimo di Pillon, perché prima Paolo ha chiesto al presidente eventuali novità sul suo futuro. Antonio ci diceva che a febbraio, no, c'è. Beh, l'accordo era che a febbraio avrebbero parlato dell'eventuale conferma, quindi voglio dire. È arrivato febbraio. Sì, ci siamo quasi. Voglio dire, ora c'è, è rimasto Repetto nel Pescara, non c'è più Leone. Sì. Pensi che ci sia la possibilità di andare avanti anche per la prossima stagione, oppure veramente prematuro parlarne? Perché dopo i punti conquistati nel giorno d'andata, credete anche che l'asticella si sia alzata per la società? Ma in parte sì, in parte è ovvio che ci sia, però credo che la società debba avere le idee chiare, insomma, quindi non può essere legata comunque forse di cosa al risultato. Io credo che l'eventuale conferma, c'era un accordo per eventuale a febbraio di discutere questo prolungamento del contratto, credo che non c'è nulla che potrebbe andare contro questa volontà, per quello che, insomma, il giorno di ritorno è decisivo. Sì, decisivo, però credo che non mi sorprenderebbe se entro febbraio arrivasse questa conferma, perché voglio dire, mi sembra la cosa più logica per come stanno lavorando, anche perché mi pare che anche su un chiave mercato, insomma, Pillon sia adeguato a quelle che sono le possibilità, le capacità della società, per cui credo che questo accordo, questa intesa possa andare tranquillamente avanti, proprio anche col supporto del lavoro che è stato fatto l'anno scorso, in quegli ultimi due mesi, e soprattutto quest'anno, insomma. Quindi... Ecco, il campionato era partito a fari spenti per il Pescara. Sì. Ora ripetiamo, questa classifica che dà quasi per scontata la salvezza, è inutile parlarne più. Cosa comporta a livello psicologico per Pillon, per il gruppo, perché arrivati al secondo posto in classifica difficilmente ci si può nascondere, no? Sì, sì, hai detto bene, perché prendiamola come battuta, però poi non è proprio una battuta, cioè il Pescara effettivamente è partito, a parte questo momento di 7-8 partite in cui non ha raccolto molto, ma è partito così bene, così tanto bene che nessuno se l'aspettava, probabilmente paradossalmente è partito troppo bene per quelle che erano le aspettative di inizio campionato. Adesso possono cambiare un po' le cose, non voglio fare né l'indovino né lo psicologo naturalmente, ma effettivamente se dovessimo andare a leggere tra le righe anche quello che ci ha detto in questo bel collegamento telefonico il presidente Sebastiani, sì, l'asticella si è alzata, probabilmente lo si è percepito anche da alcune espressioni che ha utilizzato. Tipo? Ma ripeto, non voglio fare né lo psicologo, provo a fare il giornalista e a immaginare quello che potrebbe essere un titolo di un articolo oppure di una pagina. Doveva aspettare Pillon, doveva aspettare le scelte, le decisioni, le considerazioni della moglie. Speriamo che ci abbia parlato, che comunque gli abbia dato una risposta. Insomma, per una squadra che vediamo così in alto in classifica, magari si poteva dire lo stesso concetto con altri termini, però il presidente ha una dialettica ben precisa e quindi posso immaginare che se dice una cosa del genere mi viene da pensare che febbraio è molto più vicino dei giorni che mancano. Avete avuto le stesse sensazioni, Riccardo? Ma anche su Elizalde e su altri aspetti, non solo su questo, adesso mi sono focalizzato su questo, ma per dire che in due o tre passaggi qualcosina credo che si sia percepito.
ho visto una maturità nelle ultime giornate. No, in riferimento a quello che diceva Paolo sul rapporto che può continuare o meno. Ma in guarda, base anche alle dichiarazioni fatte in questo collegamento. È il primo anno che Pillon fa la sua squadra, perché l'anno scorso l'ha presa in corsa. Sta facendo molto bene, secondo in classifica. Sì, assolutamente. Poi ripeto, credo che il sodalizio con Giorgio Repetto e con il presidente sia molto solido, e quindi scusate il gioco di parole, però non vedo alternativa. Credo anch'io che però non bisogna valutare l'allenatore per i risultati, ma un allenatore ha valutato per tutto quello che sta facendo. Per questo ti dicevo, ho visto una maturità della squadra. Per i risultati? Sì, però non è che se un allenatore sbaglia una o due partite allora va sul mercato, cioè andiamo a cercare un nuovo allenatore, perché questa squadra che ha avuto una flessione ha reagito molto bene, quindi vuol dire che l'allenatore a livello psicologico ha lavorato molto bene sulla squadra, questo voglio dire, e conseguentemente automaticamente per me a febbraio-marzo si parlerà, ma verrà credo confermato il mister. Chi si vuole inserire? Io non sono così convinto che sia così vicino il rinnovo di mister Pillon, forse è una sensazione, è ovvio, forse è prematuro parlarne. Credo che comunque saranno determinanti le prossime 19 partite, secondo me non si arriverà ad una soluzione del rebus prima di avere un quadro preciso di come finire il campionato il Pescara, perché parliamoci chiaro, se il Pescara dovesse mantenere questo trend, non dico vincere il campionato perché magari, ma comunque arrivare a giocarselo nella seconda fase della stagione, nei playoff, poi magari non arrivare al traguardo o arrivarci, chissà, ovviamente si avrebbe una valutazione, ma se Pescara, nessuno se lo augura ovviamente, facciamo tutti gli scongiuri, tocchiamo fermo, ma dovesse avere una parabola calante nella seconda parte della stagione. Ma Luca, tu dici questo perché si alza l'asticella, cioè cambiano gli obiettivi? Ma perché adesso il Pescara comunque è lì, deve giocarsela fino alla fine. Se non dovesse arrivare neanche ai playoff, io credo come ripartirebbe lo stesso Pillon dopo un calo così netto nel corso della stagione? Ovviamente è un'ipotesi, però questo può vale esserci. Per tutti, Luca. Però se tu firmi, vale per tutti, quello certo, che ti voglio dire, se tu però gli firmi chiaro il contratto, fra un mese, lo esoneri. Ma se tu li firmi il rinnovo adesso possono essere firmati e dopo qualche mese possono essere estratti. Come è sempre successo. Però io credo che in questo momento, invece, visto che a febbraio, come ricordavamo prima, ci dovrà essere comunque questo faccia a faccia del presidente, credo che anche per l'allenatore sia importante sapere che la società è soddisfatta e contento dal lavoro fatto, perché poi è vero tanto che credo che sia l'ultimo dei problemi. Adesso è uscito il discorso. La mia domanda era relativa al cambiando gli obiettivi, cambia anche il giudizio sul lavoro o no? Beh no, ma il giudizio credo che resti comunque molto positivo, perché Pescara è secondo in classifica, chi l'avrebbe immaginato all'inizio? Poi anche un'altra cosa, io credo che beh vabbè, adesso tutti dicono che ci sono le prove, abbiamo l'incipit della prima trasmissione dell'anno con il direttore. Però diciamo anche un'altra cosa, che io credo che anche il merito di Pillon, poi chiudo, sia stato anche quello extra campo, extra calcistico, di aver riportato a Pescara negli ultimi due anni una serenità nell'ambiente che non si vedeva da tempo, perché per esempio prima si parlava di qualche mal di pancia di qualche giocatore che vorrebbe andare via, ma abbiamo mai sentito in questi 5 mesi una polemica, un giocatore che ha fatto qualcosa? È solo Monachello ha avuto quel gesto dopo una sostituzione, ma la cosa è rientrata, tra l'altro non è stato neanche multato, il giocatore è rientrato il giorno dopo quando si è chiarito col tecnico. Però voglio dire, il giudizio su Pillon credo che debba essere, quindi non dipende dai risultati, perché voi mi confermate che addirittura molti allenatori che hanno vinto il campionato poi non sono rimasti l'anno successivo, esatto. Non solo a Pescara, parlo ovunque, in generale. No? Se posso dire la mia, io faccio l'esempio di Marino, cioè Marino l'hanno chiuso il girone d'andata al terzo posto, perdendo una partita con l'Empoli, altrimenti andava addirittura primo o secondo, insomma. Però il problema era che quella squadra era arrivata, cioè non era una squadra che convinceva, ma anche se stessa, nel senso che era una squadra che giocava a mio avviso malissimo e quindi faceva dei risultati, cioè non vedevi una crescita di questa squadra. Quindi quelle 6-7 sconfitte consecutive non sono state nemmeno una sorpresa, perché quella era una squadra che a mio avviso aveva ottenuto molto più di quello che meritava per il gioco che esprimeva.
Oggi invece noi abbiamo un'altra realtà, cioè una squadra che è cresciuta strada facendo, cioè un problema anche di autostima, di, non solo del lavoro dell'allenatore, ma anche dei giocatori, che credo che il salto in questo momento lo stiano facendo gli stessi giocatori, perché si trovano a trovare in una situazione, in una squadra che funziona, un gruppo che funziona, la classifica che è quella che è. È chiaro che il salto io me l'aspetto, ma soprattutto dalla squadra che abbia questa capacità di andare oltre, perché l'abbiamo sempre detto, il campionato, i ruoli delle squadre si vedono a marzo, ora ci siamo quasi, voglio dire, manca un mese. Questa squadra, io credo che abbia avuto anche questa reazione che c'è stata dopo il periodo difficile, sia stato un altro segnale della qualità dell'impianto, voglio dire, perché è vero che ha avuto una flessione, ma poi, voglio dire, basta vedere come ha chiuso il giro d'andata questa eccezionale partita di Salerno, per capire che questa è una squadra in crescita, non è una squadra in crescita anche in autostima, a mio avviso. Quindi si tratta soltanto, ecco, sulla qualità della squadra, sì. Noi ne abbiamo preso atto con il passare delle giornate, perché in molti sì, diciamo, una squadra allestita bene, però poi come arrivavano punti e risultati, forse ci siamo convinti che l'obiettivo salvezza era il minimo. Ti faccio un esempio, io ne abbiamo parlato dall'inizio, il luogo comune era questo, il Pescara ha un grande centrocampo, però il resto sembrava. Oggi, a parte questo grande centrocampo, tra l'altro supportato dai vari Canutè, da chi è entrato dopo, è un reparto completo. In più hai trovato l'attaccante che è il vice capocannoniere del campionato, una difesa che togli Campagnaro, metti Scogliamiglio, con questo stesso grado di forza, vuol dire. Io, a mio avviso, sono loro stessi che hanno trovato un'autostima diversa per giocarsi un altro tipo di campionato senza le pressioni che comportano, perché è ovvio che il campionato, è chiaro, può succedere di tutto. È vero che lì davanti però solo Mancuso. Esatto, è, ma difatti questo esattamente quello che serve, è quello che abbiamo detto. Cioè, adesso Pescara, io ho parlato di Mbakou perché a mio avviso sarebbe il giocatore adatto per completare il collettivo, soprattutto se pensiamo che all'inizio quel ruolo lo doveva avere Cocco, cioè il giocatore d'esperienza che ti dava qualcosa, cioè anche giocando da riserva entrava e ti dava qualcosa in più. Credo che il profilo possa essere, proprio per ritoccare questa squadra, possa essere quello di un attaccante di esperienza. Faccio un nome che probabilmente non è assolutamente nei piani del Pescara, che so, un Caracciolo, voglio dire, quel giocatore che entra, fa gioca riserva, gioca prima punta, seconda però punta. È difficile ora trovare un elemento quotato che faccia la panchina a Mancuso. Ti faccio a meno un altro che non esempio, si cambia modulo. Che toglie dai miei ricordi, ti ricordi l'anno della seconda promozione di Galeone? Pescara, che aveva come riserva, era Bivi il centravanti, Sorbello. E preso da Sorbello. Sorbello che avrà fatto 10-15 partite, 4-5 gol, equilibri della squadra perfetti, cioè io penso a quel tipo di giocatore per completare questa squadra, insomma. Questo potrebbe essere un Rossi, perché se puntiamo Ciofani non è così. Ciofani, se viene, dice gioco. Allora Mancuso che succede? Ritorna a sinistra? No, questo credo che questo, almeno questo lo dico soprattutto a Pillon, non ce lo faccio più vedere Mancuso. È sempre un problema dell'allenatore, cosa succede. È ovvio, perché in effetti con Mancuso abbiamo perso metà delle partite. Quindi quell'elemento giusto che accetti la panchina. Secondo me quello dovrebbe essere la chiave. Paolo? Sulla carta. Su Rossi, vabbè, poi ognuno la vede a modo suo, ma in realtà poi non sappiamo. Enrico, diciamo Rossi perché è il nome gettonato. Su Rossi, Enrico, io lo stavo dicendo. Sì. Per completezza abbiamo delle immagini tratte dal sito Padova Sport di Mbakogu che oggi è arrivato a Padova a sostenere le visite mediche. Sono pochi secondi, però oggi ha sostenuto le visite mediche, è presumibile che è Padova, a questo già punto. Domani possa firmare. Mbakogu sfumato. No, vabbè, poi rispetto a quello che dice Totò. No, però il principio era quello, Mbakogu può essere un altro, insomma. Io il principio lo accolgo, magari invece sulla tipologia può essere anche un tipo di giocatore diverso. C'è un giocatore molto promettente come Rossi che comunque potrebbe
entrare e cominciare a fare conoscenza con una categoria che ha conosciuto di fatto solo lo scorso anno con la Salernitana. Però ma voi siete così convinti che Monachello voglia andare via? Infatti, volevo dirlo io, perché io c'è sono Bellini che prenderebbe il posto di Cocco, diciamo, sì, come terza punta. Poi se Monachello decide di andare via può arrivare Rossi, altrimenti non credo che Monachello, perché Mancuso, Monachello comunque Rossi per esperienza e per quello che ha fatto potrebbe benissimo essere vice Mancuso, stare in panchina, no, se accetta questo. Sì, l'unica cosa è questo, quello che non abbiamo gradito, voglio dire, questo dualismo con Mancuso, che alla fine ti perdevi un giocatore per far giocare Monachello, che a mio avviso vale, cioè un giocatore, se andiamo a vedere, uno, lui ha fallito delle occasioni, tantissime clamoroso occasioni, però c'era, cioè l'attaccante lo devi valutare anche per quello, cioè se ci sta o non ci sta, quindi si tratta di trovare un equilibrio all'interno dello spogliatoio, anche per se dovesse restare Monachello. Io mi auguro anche che resti, perché il giocatore vale, non è un giocatore da buttare, voglio dire, che è stato Sinibaldi. Posso aggiungere solo una cosa su un argomento che forse pensavi già, insomma, che fosse chiuso, ma era soltanto un piccolo inciso, cioè i risultati secondo me contano fino a un certo punto, perché a volte ci sono dei discorsi in tutte le squadre, non nel Pescara soltanto, contano molto i rapporti, noi non sappiamo o perlomeno possiamo intuire quali siano i rapporti sulla base di una possibile riconferma di un allenatore o meno, ed è per quello che io magari provo a leggere tra le righe di quello che ho sentito, perché ho sentito quello, ho sentito Elizalde, ho sentito anche altri aspetti, cioè che si punta su giocatori giovani, ma che non sono esclusi colpi importanti se dovesse arrivare un giocatore di nome che è uno scontento magari da squadra di Serie A. E poi l'ultimissima, non ci credo. Io non lo interpreto così. Io credo che, voglio dire, tra l'altro. Ma l'ha detto lui però? Sì, no, non ha detto chiaramente questa cosa, perché la domanda, però se andiamo a vedere l'andamento del mercato anche adesso, anche le grandi società, chi è che va a prendere il giocatore da che costa? Soprattutto puntano sui giocatori in scadenza, perché questo è il mercato, devi fare l'affare per un giocatore in scadenza, quindi può essere uno di una certa esperienza o anche un giovane, però voglio dire, il mercato, io non mi aspetto un colpo, anzi credo che sarebbe una fesseria se il Pescara dovesse andare dietro al possibile colpo di mercato eccezionale, sarebbe a parte non nei piani della società, ma soprattutto una fesseria. Ti faccio un altro esempio, purtroppo un po' di memoria ce l'ho, un Pescara che lottava per la promozione, a gennaio decise di prendere Luiso, che era attaccante fortino, Luiso, il toro di Sora, che era un ritorno tra l'altro. Fu un flop clamoroso, che voglio dire, cioè andare dietro ai nomi in questo momento proprio sarebbe la fesseria. No, però per esempio grande. Il nome poteva essere Mbakoku, come dicevi tu. No, ma Mbakoku è un giocatore che da tre anni, sì, esatto, ma Mbakoku è svicolato. E poi l'ultimissima, mi taccio soltanto per dire che l'altra mezza notizia, perché non è certo una notizia ufficiale, però si è capito che se Macin la cessione di un centrocampista, però lì non ho capito se il riferimento era per Macin o anche per Canutè, perché su Canutè c'è il Parma, squadra di Serie A, quindi tu gliel'hai chiesto credo in maniera abbastanza chiara. Io ho avuto l'impressione che può partire un attaccante di questi, e in particolare Macin, un centrocampista di questi, un centrocampista di questi, ecco, questo volevo chiedere, ci può essere questa partenza importante? Beh, una partenza potrebbe anche esserci, perché se il Parma vuole Canutè, credo lo voglia adesso, oppure Macin, la stessa cosa Macin, è chiaro, Brugman e lì c'è stato il collegamento quando ha detto d'altronde siamo coperti a centrocampo, con Melegoni. Se arriva un'offerta irrinunciabile la società, però deve essere un'offerta insolita, io per quello ho capito Genoa mette sul piatto un paio di giocatori da inserire, per cui non credo che Pescara voglia fare in quel caso, non ha senso, ci penserebbe. Che timori avete per questo mercato di gennaio, Luca? Che prendano Ciciretti? Spero di no, perché ho letto un nome che poi di nome se ne io sono fatti tanti. Se prendono tanti. Ciciretti non vado più allo stadio. Ha scritto Paolo Renzetti. Non lo so chi l'ha scritto, Paolo, ma Paolo, tu cosa hai scritto? Scritto Ciciretti, l'ho letto. Riassumi da i nomi che hai fatto tu, così non li chiediamo. Ciciretti era un ottimo giocatore, attenzione, però non rientra nei piani del Pescara, è un esterno. Il tuo timore è Ciciretti, il tuo timore, Riccardo? Il mio timore è che se hai timori, perché ho il timore che qualche giocatore parta, magari non di questi che abbiamo nominato, e che veramente, come ha detto il presidente, potrebbe anche essere lo stesso Brugman, che magari viene richiesto una squadra di Serie A e gli chiede di andare via,
ho detto un nome per dire uno che non abbiamo mai. Se arriva una super offerta, chiunque. Esatto. Ecco, il mio timore è che se arriva un'offerta importante per un giocatore nostro, di quelli che non abbiamo neanche nominato, possa andare via, e a quel punto magari i famosi equilibri che attualmente abbiamo possono essere magari diseliminati. No, ma poi il timore, a proposito di equilibri, potrebbe essere solo quello di prendere un giocatore che sia un attaccante o un centrocampista che tu pensi che possa giocare in un invece arriva, è destinato a fare la seconda scelta, invece vuole giocare e può creare problemi nell'ambiente per l'attaccante. Ma questa è riferita anche ad un Rossi della Lazio, un Rossi che fa della la panchina Lazio, a Roma, però con la Lazio. Che un Rossi della Lazio venga, è vero che viene dalla Lazio, ma in Serie A ha giocato pochissimo, credo che venga a Pescara sapendo di essere il vice Mancuso, perché il rischio potrebbe essere quello di portare a Pescara un giocatore che vuole giocare. Su Rossi ci sono anche altre squadre. Sì, sì, tra l'altro. Però credo che Rossi, se venga a Pescara, sappia che di essere la seconda scelta per il ruolo di attaccante. Noi siamo secondi in classifica, sì. Quindi è vero che si sta cercando di rinforzare la squadra, però è vero anche che, ti dico la verità, se fosse per me, non farei mercato, terrei esattamente questi uomini, perché così abbiamo, stiamo andando bene. Si parla dell'attaccante, Monachello deve, probabilmente, ecco, su Cocco è l'unico nome che posso capire che voglia andare via lui, come Fornasier. Ma al di là di questi due nomi, anche se tu l'hai difeso spesso Cocco, io l'ho difeso, ma io lo difendo, innanzitutto difendo la persona, perché è una persona serissima, un giocatore, certo, quando ha giocato, si è sempre messo in giusto della squadra, è un giocatore che a me è sempre piaciuto, io non nascondo la mia ammirazione verso questo giocatore. Purtroppo da noi, ma per fortuna, è scoppiato Mancuso, più giovane, ha giocato, abbiamo cambiato anche il modo di giocare con Mancuso rispetto a quello di qua, come era con Cocco. Però io Cocco l'ho sempre difeso, lo difendono sempre. Beh, tra Mancuso e Cocco chi è scoppiato è Cocco. Sì, no, è scoppiato in senso positivo. No, scoppiato in senso positivo, non in senso negativo. Vale, a parte che a Cocco era già successo, perché venne preso per fare il centravanti, poi è scoppiato la padula, diciamo, che è arrivato qua. Andiamo in regia, poi ultimo quarto d'ora di trasmissione, tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021.
Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Atri, uscita A14, direzione Pineto. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Ore 22:15, insomma, dal collegamento con il presidente Sebastiani abbiamo capito come si muoverà il Pescara in questa sessione invernale. Si muoverà senza Luca Leone, Repetto manterrà la sua posizione. Con Bocchetti c'è già un accordo che partirà da giugno, già lavorava nelle stanze segrete della società. Antonio, pensi che sotto questo aspetto non ci siano difficoltà a livello operativo? No, assolutamente no, anche se voglio dire, io quando ho fatto il discorso su Mancuso che era sprecato all'ala, a me mi sembra che il Repetto sia sprecato in questo ruolo, perché la grande qualità di Giorgio è quella di capire i giocatori, saperli scegliere, di trovare, quindi il vero mestiere suo è quello, più quello. Poi lo fa benissimo questo, praticamente il direttore tecnico è molto vicino all'allenatore. Scusi, aggiungo una cosa, perché ho parlato proprio con Giorgio ed è lui che ha deciso almeno fino a giugno di mantenere questa posizione. Poi si vedrà. Non so se è anche un problema di contratti e via dicendo, però sicuramente l'orientamento della società è quello di affidarsi a Bocchetti, perché tra l'altro insomma ha cominciato a Fano, anzi è il secondo anno che fa questo mestiere e lo sta facendo bene, tra l'altro era già negli obiettivi della società, poi anzi è andato a Fano proprio perché ce l'ha mandato Sebastiani, voglio dire, quindi è ovvio. Un po' di gavetta, ma aspetto che insomma possa avere questa... A proposito, domenica c'è l'amichevole, alle ore 15 sullo stadio Adriatico tra Pescara e Fano, sono stati stabiliti anche i prezzi dei biglietti per gli abbonati, ingresso gratuito, insomma non per togliere meriti a Leone, però la società a livello operativo, Paolo, non avrà grossi problemi, no? No, mi sembra una scelta chiara, ma se ti ricordi una scelta di cui si parlava mesi prima, anche in una trasmissione qui con Luca Leone ospite, poi chiaro che Luca Leone aveva dovuto recitare il suo ruolo, insomma, e dire che però in realtà i rumors già c'erano e credo che la società si sia mossa per tempo senza subire quindi nessun tipo di problema a livello operativo. Poi, anche se è stata una trattativa veloce, perché la Terrana ha messo gli occhi addosso a Leone proprio nell'ultimo... Veloce sicuramente per me, perché non ero assolutamente a conoscenza, poi non so nelle segrete stanze da quanto tempo se ne parlava, però sicuramente questo è un dare ancora più fiducia, se mai ce ne fosse bisogno, ma non ce n'era, a un esperto come Repetto. Riccardo.
Io credo che importa poco della partenza di Leone. Ma Luca ha fatto bene, farà bene sicuramente a Terni. È capitato in un periodo difficile, perché il primo anno di Serie A, poi la scorsa stagione con Zeman, dove è successo un po' di tutto. Quest'anno i frutti si stanno vedendo un po'. Quest'anno sta andando tutto molto bene, quindi quando va tutto bene, i meriti sono di tutti, compresi di Luca Leone. Ha fatto una scelta importante da condividere, probabilmente c'erano delle motivazioni molto forti per andare via da qua, visto che lui è di qua. Però Nemo profeta in patria, come a Pescara poi... Cioè non è come Marotta che è stato mandato via, quindi all'improvviso è diverso il discorso. No, penso che Marotta sia più un discorso economico, strettamente economico. A quel livello chi paghi di più va via, quindi non credo che ne sia interista né sia juventino Marotta. Marotta va dove chi paga di più va. Il problema non è dove andate, perché la cacciata la Juve sono diverso. Oppure è andato via magari per un contratto migliore. No, voglio dire, no, non credo proprio. Al di là di questo viene Bocchetti, che è un uomo comunque di Pescara, perché pur essendo un napoletano è sempre stato qua con noi, anche da quando ha smesso di giocare, e quindi gioca in casa anche lui. Bene, sono contento, nel senso che se il presidente ha fatto questa scelta, sicuramente una scelta ponderata, ha prese Gessa dello squadrone, adesso mette Bocchetti, che sono anche molto amici, probabilmente sta ricomponendo un po' una vecchia famiglia. Insomma, Paolo, questo nuovo anno inizia sempre all'insegna della serenità, ci mancherebbe, con una classifica del genere, con pochi problemi, diciamo, al mercato da risolvere, perché c'è solo da modellare la rosa, quindi bisogna continuare un po' su questa scia. Sarà questo il trend anche per tutto il giorno di ritorno? Sì, no? sì, ma infatti lo dicevamo prima della trasmissione. Tu prima hai fatto una domanda ben precisa al presidente, hai avuto sentore di nuove forze che potrebbero entrare? Comunque credo che potrebbe arrivare anche qualche sponsor anche per la prossima stagione. Di Saima non dici? Il presidente Sebastiani sta lavorando in ottica società, e se a breve non credo ci saranno grosse novità, diciamo alla lunga qualcosa potrebbe accadere. Un nuovo sponsor potrebbe arrivare. Potrebbe essere comunque un imprenditore interessato ad entrare, non proprio come tu. Lui sa. Invece io volevo dire una cosa in un girone di andata in cui è andato tutto bene, in cui è stato tutto bello, ne parlavamo prima, quanto è bello andare alla sosta dopo aver vinto due partite con il secondo posto in classifica, non succedeva da qualche tempo. L'unico neo, purtroppo, e dispiace dirlo, anche se poi con queste partite alle 21 la sera, vedere lo stadio Adriatico in alcune partite, purtroppo, una volta perché c'è Milan e Juventus, una volta, però io credo che questa squadra, e però non è un discorso di retorica, quello sì, è lo zoccolo duro, sì, quello però, io mi rivolgo invece allo zoccolo morbido, cioè credo che questa squadra, al di là di questi 6-7 mila, questi 5-6 mila che vanno sempre e comunque, a cui va detto grazie senza se, senza ma. Paolo, ma è successo anche con Marino sì, secondo, ma io con sinceramente, secondo. Ma adesso noi siamo tutti, eccezione fatta per Riccardo, non me ne voglio, che non pescarese è pescarese, è acquisito, noi siamo tutti pescaresi, diciamo di Pescara, cioè io non riconosco più Pescara, mi piace. Sì, però Paolo, scusa, però io non riconosco Paolo, più è generoso, cioè tu, voglio dire, perché uno è ingeneroso nei confronti di chi non ci va, perché le partite alle 9 di sera ha un grado, no, ma non ha senso, ma puoi pensare che ci vadano le famiglie, eccetera, i bambini, ma no, per ora abbiamo visto i disastri nelle notturne, perché notturne chiaramente ha preso il gelato, io ho detto che con le partite alle 9 la sera in contemporanea con Inter Juventus è chiaro che lo stadio è vuoto, però anche nelle partite alle 3 pomeriggio non mi è sembrato di vedere il grande pubblico allo stadio Adriatico, tant'è vero che la partita con più spettatori è stata Pescara Lecce con 8.000, ma c'erano oltre 1.200 leccesi. Mi permetto di dire, posso anche sbagliare, che non riconosco più questa città, che non segue più la squadra di calcio. Credo che su questo ci sia poco da dire. Dire che i numeri non sono questi, c'è molto da dire, nel senso che la lettera Enrico
Federico Lo Zoccolo e Pescara. Da quando seguo il calcio? Sono 5.000, 6.000 spettatori. Ma perché gli altri non vanno? Ma perché gli altri ci vanno quando vinci? Dai, su, ma io di stiamo a parlare. Si è trasferito a Bologna, si è trasferito una regione intera per andare a Pescara. Che io da tifoso del Pescara posso non essere d'accordo con questo modo. No, non è che puoi sognare, noi stiamo a parlare di realtà, voglio dire. I numeri sono che Pescara, anche nelle stagioni migliori, sono 5-6 mila. Ma questa squadra merita o no di giocare in uno stadio con più persone, sì o no? Ma lo vedremo dopo, se continua sicuro si riempie. Ma fino ad oggi avrebbe meritato. Ma non lo so, ma perché devi entrare nella testa del tifoso che non ci va? Fammi capire. Io ho esposto una mia che pensi? Che i tifosi del Pescara torneranno fra un paio di mesi. Che torna là, a marzo, la primavera, se tu vai torneranno quando le cose vanno torneranno anche quelli che vengono secondo me a torto definiti gli occasionali, perché secondo me è un epipeto che non meritano i tifosi che arrivano quando la squadra offre uno spettacolo gradevole, meritano il massimo rispetto anche quelli che verranno. Questa squadra che mantiene ovviamente una posizione importante. A marzo, aprile, lo stadio sarà pieno e lì magari quel contributo sarà il valore aggiunto. E quali sono le squadre che invece finora hanno reso meno del previsto e potrebbero tornare su? Guarda, ti dico una squadra che attualmente è in fondo alla classifica, che secondo me farà una seconda parte di campionato molto forte, che è il Livorno. Vabbè. l'hai detto. No, parliamo di discorso promozione, però questa la riproponiamo, parliamo per il discorso playoff. Le playoff sono 7-8 squadre tutte in 4-5 punti, quindi Livorno, però il Livorno in crescita poi a fine campionato Maurizio tieni questa puntata perché poi gliela faccio rivedere pure io, te la faccio rivedere e tu vedrai il Livorno nella seconda parte di campionato. Io però mi riferivo alle squadre che erano partite con altre edizioni, tipo Benevento, tipo Brescia, Cremonese. La delusione Verona. È il Verona, che sta lì, la rivediamo la classifica. Sì, cioè. Però il Verona è quella che forse qualche punto in più. Da forse se lo hanno iniziato a dire che Grosso era in pericolo, il Verona ha vinto tutte le partite. Guarda caso. Sì, però il Verona compresa quella col Pescara, pur non giocando una grande gara. Il Verona è la squadra che forse ha qualche punto in meno rispetto a quello che si aspettavano loro. Sì. Te l'aspettavi, dai. Come? Anche tu te l'aspettavi. Sempre il problema del campionato. Palermo e Verona erano le squadre più titolate. Palermo, Verona e Crotone. E Crotone. Tutti i critici di tutti i giornali dicevano Crotone. Anche Crotone. È una fesseria, è la solita fesseria. Voglio dire, tu la devi vedere oggi. Io ripeto quello che penso io. Palermo è uno squadrone per la B. Il Brescia è la squadra migliore di questo momento, c'è poco da dire. Prima Brescia pensava che il Brescia potesse andare a lottare. Anche perché il cammino del Brescia delle ultime 10 giornate è stato davvero. Era partito male con Suazo in panchina. Dopo invece... ma adesso è la squadra che forse gioca pure meglio, che ha più equilibrio. Sono le sorprese, Brescia e Lecce. Sì, sono le sorprese. E in più ovviamente il Pescara, perché nessuno lo dava, soprattutto lo parlo per gli esterni, che nessuno dava il Pescara nemmeno nella terza griglia. Quindi insomma, per capire come si fanno non per le previsioni. Esterni, Marras, Antonucci, no, gli esterni, come diciamo, tranne per Luca, però tranne per Luca che loro avevano previsto il Pescara alla fine. La prima trasmissione, forse non te lo ricordo. Bisogna mantenere i medi, d'accordo, il Pescara trova l'attaccante che fa 15 gol, ci sono le registrazioni, vero Maurizio? Che stai a dire? Del Brescia ne sto parlando tra 4 ho capito, ma tu adesso dici il Palermo lo squadrone, Brescia e Lecce, ho capito, ma adesso sono capaci tutti di dirlo. No, ma l'ho detto prima, non posso smemorare di convegno, lo sto a dire da 4 mesi, che stiamo a parlare. Il Palermo è la squadra più forte del campionato, lo era come le previsioni, lo ha dimostrato, perché c'era un organico eccezionale. Insomma, resta un solo posto per la promozione diretta. Sì, tra Brescia, Pescara e Lecce in questo momento, voglio dire, che sono le squadre che giocano meglio e hanno maggiori prospettive di crescita. Verona sì, sta lì, però in questo momento non ha ancora espresso quello che può essere, insomma. Perché... Tu Paolo che pensi? Ma guarda, sto guardando la classifica e posso pensare che potrebbero rientrare, ad esempio, già sono lì vicino.
Spezia e Cittadella per un semplice, non so se siete d'accordo, ma comunque insomma la mia valutazione è semplicemente perché mi sembra che abbiano due buoni organici e siano allenati da due allenatori che comunque conoscono la categoria, che piacciono o meno, e che hanno anche società forti alle spalle, e sono anni, no, soprattutto lo Spezia, che sta provando a fare questo grande salto senza riuscirci. Quindi mi aspetto qualcosa da loro. D'altro canto hanno davvero tre punti da recuperare, ce la possono fare. E d'altro, sì, sono pochi i punti che differenziano le varie posizioni in classifica. Mezza, tra virgolette, potrebbe essere il Benevento, che per sì, organico alla mano forse... La delusione più grossa è il Crotone, che sì, paga... Vabbè, Crotone, neanche a parlarne. Altre situazioni. Bene, siamo in chiusura. Andrea Costantini dalla regia, hai qualcosa da aggiungere? Una piccola notizia di mercato, perché Giuseppe Scalera, terzino destro mai impiegato quest'anno da Pillon, sarà ceduto alla San Benedettese a titolo definitivo. Oggi la conferma anche da parte del DS della San Benedettese Fusco, la trattativa è in stato avanzato. A te. Scalera, che era un esterno difensivo, ex Bari, Dal Bari però ha giocato a Potenza un anno. Sì. Trasferito alla Samettese. Bene, forse lunedì prossimo, quando torneremo in onda, avremo qualche operazione ufficiale, tipo Cocco e Fornasie, che sono i primi a fare le valigie. Vi ringrazio per questo numero di replay, ringrazio Maurizio Daguin in regia. Andrea, possiamo chiudere qui il collegamento. Prossimo lunedì avremo qualche partita di Coppa Italia e le prime gare del nuovo anno. Avremo la concomitanza con Roma e la GT Fotovideo alle telecamere. Grazie a Totò De Leonardi, mancava Francesco Di Francesco, ve ne siete accorti, ma il virus ha colpito diversi ospiti questa pure sera. Francesco. Pure Francesco. Auguri Francesco, ti voglio qui vicino. Grazie a Francesco, a Paolo Sinibaldi, Riccardo Clinco, che riprenderà la sua trasmissione in settimana. Settimana prossima, la prima puntata. Riconosciamoli. Va bene, andrà in onda quando vogliamo? La prima puntata, credo il venerdì. Questo venerdì o 11, la prossima settimana? Settimana prossima. Bene, in bocca al lupo per l'autore. Grazie. Paolo, ti leggeremo domani sul Corriere dello Sport, oppure riposo oggi? Riposo. Riposo. Devi venire qui, ci credo. Grazie a Luca Pennese, l'appuntamento è per lunedì prossimo. Grazie per averci scelto.